Cari amici, le bellissime immagini che potete vedere nello sfondo descrivono il bellissimo incontro svoltosi al termine dell'udienza di mercoledì scorso, 6 aprile, tra Papa Francesco e la piccola Lizzie Myers, che con i suoi genitori è venuta espressamente da Belleville, Ohio, a Roma, per vedere il Papa, prima che una rara malattia chiamata sindrome di Usher la privi della vista e dell'udito. Cari amici, sono questi gesti semplici di amore e di tenerezza del Papa Francesco che lo rendono il leader più popolare e ben voluto al mondo. Mentre continueremo a pregare per la piccola Lizzie, perché Dio la protegga e le stia sempre vicino, vogliamo anche pregare più intensamente per Papa Francesco, che come sapete sta per partire il prossimo 16 di aprile per l'isola di Lesbo in Grecia, per far proprio il grido di dolore di tanti nostri fratelli e sorelle migranti e per far comprendere al mondo intero che l'uomo ha una dignità che gli viene direttamente da Dio, che non deve essere calpestata, ma riconosciuta e rispettata. Ogni vita umana è preziosa agli occhi di Dio. Cari amici, è tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.